Sparky è il primo arrivato in casa Cipriano Grella, Pollicina è la più piccola. Michele e Renata, marito e moglie di Sturno, da circa 4 anni danno ospitalità a 50 cani randaggi. Gli animali hanno tutti il microchip, sono sterilizzati e castrati, vaccinati in collaborazione con l'ASL. Mangiano crocchette e hanno dei giacigli in strutture coperte dove poter trascorrere la notte. A loro disposizione anche ampi spazi all'esterno e un lavatoio. Gerardo li porta a spasso tutte le mattine. La passione di Michele e Renata per gli animali è cominciata così. È cominciata con un cane. Un cane, in effetti ne furono trovati 3 dal vigile di Sturno. E niente, uno lo prendemmo noi. Poi in seguito prendemmo anche gli altri 2 perché erano prossimi alla morte, insomma, andavano curati e li abbiamo portati dal veterinario, poi insomma sono stati con noi. Poi ne è arrivato un altro, poi un altro ancora, poi non ci ho capito più nulla, insomma ne arrivano moltissimi. Fino ad ora ci raccontano nessuna lamentela da parte dei vicini. Intanto in questi anni sono stati adottati molti cani. La sera io verso le 8 o le 9 chiudo tutti i cani, quindi qua non si sente più un abbaio, niente, allora diciamo che di giorno, vabbè, sono più, li sopportano, in effetti li sopportano, però fino adesso non ci sono state lamentele. Creare una Onlus, questo è ora l'obiettivo di Michele e Renata, che entrambi e con lo stesso impegno si prendono cura dei cani. Contiamo di mettere su questa Onlus che in effetti ci darebbe qualche... ci potrebbero aiutare gli amici con partita IVA nel dedicare quel 5 per 1000 a questa cosa, e Onlus, cioè senza scopo di lucro, lo sarà di sicuro perché non contiamo di guadagnarci.